domanda. Dopo questo 5-0, se tu fossi stato un giornalista, che cosa avresti detto e scritto allora? Io, la prestazione di questa, è chiaro che è facile, l'ho detto in conferenza stampa, dopo questa partita tutti si possono sfiziare a dire di tutto. Troppo semplice, no? Però invece gli dico, quali sono i tuoi criteri per dire che siamo scarsi e siamo inadeguati? Solo perché c'è una prestazione bruttissima? Quali sono i criteri? Questo è quello che mi viene da dire. Quali sono i tuoi criteri per dire siamo scarsi, inadeguati e tutto il resto? Perché, ripeto, quello che è successo dopo Napoli, che mi dicevi che ci siamo snaturati, il Napoli in 3 partite in campionato che stanno fatto 9 gol, ne ha subiti 2, 1 contro di noi. L'anno scorso ha fatto 100 gol. Allora, o è qualcosa che vi sfugge, e quindi non è una questione, dopo Crotone si storceva il naso, mi fa piacere perché da noi si aspettano sempre qualcosa di buono e di meglio. L'anno scorso si diceva che il mio calcio non era adeguato perché bisogna essere sporchi, invece ero mollo, e perché abbiamo giocato a calcio, abbiamo vinto il campionato, quest'anno si continua a dire le stesse cose. Potete scrivere, siete liberi di scrivere perché è il vostro diritto, però io invece vi faccio un'altra domanda. Quali sono i criteri per dire che questa squadra è scarsa? C'è un solo uno e il risultato è pessimo. Perfetto. Allora se è il risultato, allora quando c'è il risultato, quando non c'è il risultato, e c'è il risultato. Ma infatti è giudice supremo. Quello. E allora se come, questo è tutto qua. Cioè, come diciamo punto di riferimento, credo che il risultato sia la cosa migliore. Allora, detto questo, aggiungo un'altra cosa. Se il risultato è questo, io non voglio il credito illimitato. Se andiamo a giudicare per il risultato, 2 mesi fa siamo andati in Serie A, noi, io e il direttore sportivo, siamo stati oggetto di una critica ferocissima, a me, da parte vostra e da parte del pubblico. Giudicati per il risultato, quest'anno stiamo giocando la Serie A. Qualche squadra che competiva con noi sta facendo il campionato di Serie B. Odio, è diverso? Odio citarmi, ma io ho scritto la vittoria di Pecchia e Fusco. No, non voglio, e questo è il concetto. No, io non voglio essere sul carro del... Allora, è proprio questo. Qual è la discriminante in questo caso? E sappiatelo. La mia squadra non la tocca nessuno, vado contro il muro. Voglio fare la parte del pirla e del mollo? Bene, mi sta bene. La recito molto bene, sappiatelo. Quando si vince, non voglio assolutamente... Il mio obiettivo è vincere e non essere... Stare sul carro dei vincitori non mi interessa. Io sul contratto ho il compenso e l'obiettivo. Quest'anno il mio compenso e l'obiettivo. L'obiettivo è la salvezza. E non cercare il consenso, né da parte vostra né da parte pubblica. Perché veniamo giudicati per i risultati, come l'hai detto tu. Da cosa viene? Qual è il criterio che giudicare sui risultati? Però io voglio capire, perché archiviare questa partita dicendo abbiamo sbagliato tutto mi sembra anche semplicistico. No, perché siamo arrivati comunque da una settimana dove non c'era tutta questa critica, dove ci si aspettava molto dal Verona, addirittura si poteva pensare che Verona mettesse in difficoltà la Fiorentina. Arriva questa partita che non è vergognosa, però permettimi, è sconcertante. Perfetto, mi piace molto di più questo. Perché rimaniamo sconcertati. Perfetto. È difficile poi fare un giudizio, no Fabio? Sono d'accordo, allora su questo sono d'accordo, questo mi piace di più. Allora, non abbiamo perso perché c'è un clima, assolutamente no, e sarei anche poco onesto, sarei disonesto in questo caso a dire no, abbiamo perso perché abbiamo provato 20 gol, no. Sono disonesto e non lo dico, infatti ho detto che è la mia responsabilità, preparato la squadra non nel migliore dei modi, dal punto di vista tattico perfetto, dal punto di vista psicologico perfetto, dal punto di vista fisico no, perché abbiamo corso come la Fiorentina, quindi se qualcuno vuole dire qualcosa i dati sono incontestabili, tutto il resto si può opinare. Allora, detto questo, partita bruttissima, perfetto, ma se noi avessimo perso 2-1 con una grande prestazione, per voi poteva cambiare, ma a me non cambiava nulla, perché comunque ho perso, non mi cambia nulla, può cambiare per l'immagine, no, io devo fare punti, devo fare punti, punto, pareggio, vittoria per arrivare alla 38esima giornata e l'anno prossimo l'Ellas continua a giocare in Serie A. Quindi, vero, brutta partita, perfetto, tutto male, abbiamo perso per colpa nostra, non assolutamente per colpa di nessuno.
Questo è da sottolineare. Quindi, non ho mai detto questo. Creare il clima giusto? Non voglio. Quello è il mio compito, è convincere i miei giocatori, creare quella cosa con i giovani, che il nostro obiettivo lo raggiungiamo. Posso chiederti anche il passo in avanti stiamo facendo dal punto di vista di un'identità del gioco, che l'anno scorso era molto definita dall'inizio, con tutti molti pregi secondo me, qualche difetto che potevamo eliminare, forse non l'abbiamo eliminato, però era definita. Quest'anno non c'è questa sensazione, Fabio, di avere un'identità ancora. E sono d'accordo con te. Ti ricordi prima delle partite di... credo abbiamo fatto la conferenza stampa allo stadio, mi dicevi ma con tutte queste difficoltà, gli infortuni, il precampionato fatto così, quali sono le difficoltà? Non l'ho mai voluto esternare perché abbiamo evidentemente trovato delle difficoltà. E poi si pensa, arriva l'allenatore, bacchetta magica e d'incanto si vede una macchina che funziona perfettamente. Siamo in una fase, ahimè, di costruzione, di dare non un'identità, perché l'identità rimane la stessa. Già ve l'ho detto, noi continueremo a fare il nostro gioco per, e dipende dalla percentuale, dipende dall'avversario tante volte. Siamo in una fase in cui questo non si vede, mi rendo conto che non sono assolutamente contento di questo, ma neanche i miei giocatori. Noi su questo stiamo lavorando, perché il cammino è lungo e quindi ci dobbiamo arrivare senza snaturare. Io devo esaltare le caratteristiche dei miei giocatori. Quindi se in questo momento è tutto buio, è tutto brutto, è tutto peggio, usate i peggiori termini, e questo li accetto, tranne vergognoso, perché non ci dobbiamo vergognare di nulla, poi noi dobbiamo, io, il mio compito è dargli un'identità, quanto prima. E in questo dobbiamo fare la ricerca di identità. Le tue scelte tattiche e anche dei simboli le hai messe in discussione? Ti faccio io un'altra domanda. Tattiche quali? Beh, per esempio, capacità di assorbire il contropiede degli avversari, continuare tattica a prendere gol in questa maniera. Che ne so, il lavoro sui calci piazzati, vedo molte, moltissime difficoltà sui calci piazzati, questo ancora dall'anno scorso. Non parlo del modo, sai che anch'io sono abbastanza d'accordo che non è poi quello il problema, però ci sono, che ne so, siamo una squadra che non fa molto pressing, siamo una squadra che aspetta. L'anno scorso vedevo un po' più di aggressione, di capacità di andare a prendere il pallone nella metà campo avversario, cioè ecco, queste cose qua. E poi abbiamo gli interpreti giusti, ecco, cioè hai messo in campo sempre gli interpreti giusti. Io ho visto per fare poi quel... questo, ecco. Cioè in sostanza, ti dico, secondo me in questo momento non siamo né carne né pesce, non siamo né una squadra che si difende, però non siamo più neanche una squadra che va a prendere gli avversari nella metà campo, capito? Ecco. Sì, perché tante volte l'anno scorso ho sentito pure dire che sul 2-0 per gli altri, quando ci è capitato di prendere quelle due scopole, dire, però difendiamoci, mettiamoci lì. Tante volte proprio questa voglia di giocare, noi abbiamo ribaltato delle partite, non ultime il derby, partite perse per questa voglia di andare a ricerca, per la mentalità che la squadra aveva. Io ho fatto le scelte in base alla condizione dei giocatori. Fa piacere che oggi non si sia parlato di Pazzini, quindi si parla di altro. Faccio le scelte in base alla condizione della squadra, proprio perché siamo in una fase di costruzione, e in base alla condizione generale di tutti. Quindi io ho visto quello che avete scritto su Fares e sinceramente questo mi dispiace, perché domenica mancato l'impegno? No? Nei duelli c'è andato? Sì? Cross e tiri in porta sono venuti dalle sue situazioni create nelle poche situazioni che abbiamo fatto. Quindi anche in questo devo dire qualcosa sul tipo di critica. Poi è evidente, io mi rifaccio sempre, sono molto autocritico con me stesso, per cui sulle scelte avrei potuto fare altro, certo, meglio, sicuro. E su questo io devo lavorare, perché nelle scelte devo fare le scelte, devo fare sempre con maggiore attenzione. Ti chiedo l'ultimissima. C'è il Remo sportiero, dai, inutile che stiamo lì, perché no, è no, assolutamente, no, questa è anche un'altra, ecco, anche un'altra cosa che dobbiamo sgomberare. Se su Nicolas
al di là dell'intervento, il mio portiere è il nostro portiere. Nicolas ogni rimessa dal fondo si crea, soprattutto quando giochiamo in casa, un clima intorno al ragazzo. Sportiello, anche se sul 3-0 ha avuto due indecisioni, la palla che gli sfugge gli va in calcio d'angolo, se gli sfugge. Quindi in questo momento, in alcune situazioni, viene penalizzato lui e ovviamente la squadra. Quindi non c'è assolutamente nessun tipo di rebus. Gioca il Nicolas. Certo.